Ehi hey Google, che giorno e di che anno è oggi? È lunedì 8 giugno 2020. Ehi hey Google, che temperatura c'è ora a Pordenone? La temperatura attuale a Pordenone è di 18 gradi. Ehi hey Google, che ore sono in questo momento? Sono le ore 11 e 12. Buongiorno amici del vostro Norbert, prima di andare a lavorare volevo girare questo breve video giusto così perché vedendo qual è il tempo e anche qual è la temperatura, ormai siamo in pieno, dentro in pieno nel mese di giugno, come vedete le balle sono infinite. Volevo quindi fare una similitudine e accostare le balle che ci sono state dette ultimamente. Riguardo appunto questa pandemia, perché l'emergenza deve essere infinita, ogni volta devono creare apprensione, ogni volta devono fare del terrorismo mediatico. E dicevo, volevo accostare questo terrorismo mediatico odierno di questa finta pandemia con quello che l'ha preceduta, col terrorismo mediatico che l'ha preceduta. Vi ricordate il drone demoniaco Greta, la quale ci parlava di riscaldamento globale e quindi di tutto questo mondo devastato dall'attività umana, eccetera, eccetera, del punto di non ritorno, dei ghiacciai che si sciolgono e così via. Ecco, guardate un po', siamo in pieno giugno, ci sono 18 gradi praticamente a circa metà della giornata, fra un po' sarà mezzogiorno. Quindi siamo al di sotto decisamente della media stagionale. Questo per dire cosa? Questo per dire che ci hanno terrorizzati, perché ovviamente lo scopo era quello di imporre sempre più ecotasse, farci cambiare automobile, farci comprare le automobili che vanno a pila, che vanno a elettriche, che vanno appunto a batteria. Insomma, mercato, 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 mercato. In realtà io non ho mai creduto neanche a questa storia del global warming, appunto perché secondo me è tutta una bufala enorme, anche lì per incastrarci, imporre aumenti ad ogni livello, aumenti dell'energia, aumenti di tutte le risorse energetiche, fare cambiare il mercato che ormai è saturo e indirizzarlo verso un'altra direzione, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. Io mi ricordo addirittura che nel 72, perché sono un vecchietto, ci fu la cosiddetta austerity, in cui non si circolava più perché tutti a piedi, perché il petrolio non si riusciva più, non arrivava più, in poche parole, perché era in corso una guerra, ma poi si era cominciato a vociferare che stava per esaurire. Oggi invece non si finisce più di trovare nuove risorse, nuovi giacimenti petroliferi. Tanto è vero che devono diminuire la produzione, perché altrimenti ne arriva troppo sul mercato e costerebbe troppo poco. Quindi anche qua un'altra bufala colossale. Questa storia che il petrolio si produce, diciamo così, dal decadimento fossile degli alberi di milioni di anni fa, niente affatto. A quanto pare gli scienziati russi, leggevo, hanno detto che il petrolio è un processo naturale che si rinnova sempre a causa delle forti pressioni del terreno soprastante negli strati chimici di un certo tipo di rocce, diciamo così, ve lo dico da cani, ve lo dico proprio da cani. Comunque, che si origina in continuazione, è un processo naturale che si forma in continuazione, questo petrolio dovuto alle pressioni endogene della crosta terrestre. Chiuso l'argomento, torniamo quindi al nostro argomento pandemia, per appunto assimilarlo a tutte queste balle che ci sono sempre state dette nel corso degli anni per mantenerci sempre in apprensione, indebolirci psicologicamente.
creare quindi una dipendenza da tutto ciò che viene detto dalle istituzioni per dominarci, perché il mondo che è sempre stato diviso tra destra, sinistra, eccetera, eccetera, e anche questa è tutta una costruzione artefatta. In realtà il mondo è diviso tra dominanti e dominati. Noi siamo purtroppo i dominati, però se ci svegliamo potremmo finirla di lasciarci dominare. E quindi ecco che adesso ormai, siccome non sanno più che pesci pigliare, prima si sono inventati l'ennesima pandemia, c'è stata l'H1N1, poi c'è stata l'H2N2, aviaria, suina, la zika, la zanzara tigre, tutto quanto. E adesso ovviamente doveva mancare quella della soluzione finale, credono loro, che è quella di questo Covid-19, che solo il nome a me francamente mi fa ridere, mi sa tanto da videogames, Covid-19. Senza contare che poi nei videogames chi ha un po' di praticità e di conoscenza sa molto bene che ne sono usciti più di uno ancora negli anni passati, in cui simulavano perfettamente la situazione che stiamo vivendo oggi. Quindi, se noi vediamo, tornando ai giornali di oggi, quello che sia oggi, che l'app Immuni è stato un flop pazzesco, perché a detta dei pennivendoli, bugiardoni e pappagalli, sarebbe stata scaricata da 2 milioni di persone, mentre poi andiamo a vedere i dati ufficiali, si parla di 500.000 persone. Ora, anche fossero 2 milioni di babbei che hanno scaricato l'app Immuni, si tratterebbe pur sempre di un 3% della popolazione, quindi un flop, un disastro totale. Uno studio di Oxford ci dice che per essere efficace l'app Immuni dovrebbe venire scaricata da almeno il 60% della popolazione, altrimenti non vale una cicca. Perciò anche lì tutto un business, sarebbe veramente da indagare che cosa ci sta dietro questa forzatura. Ma purtroppo, non so se avete notato, dall'inizio di questo Covid-19, di questo games, di questo video games reality Covid-19, la magistratura è assente. Fino a qualche tempo fa la magistratura avrebbe indagato per qualunque, non dico sciocchezza, ma comunque qualunque cosa di una certa rilevanza. Oggi non si capisce perché, nonostante la legittimità degli atti adottati sia quantomeno dubbia, perché non sposa quelli che sono i principi costituzionali, ha violato secondo me quelle che sono tutte le garanzie, provvedimenti che sono stati adottati hanno violato quelle che sono tutte le garanzie ovviamente della nostra Costituzione, nonostante tutto non si muove foglia. Io mi chiedo sinceramente dove sia finita la magistratura, se esista ancora nel nostro paese un potere giudiziario, o se invece ormai sia tutto in mano al potere esecutivo. Un po' come nel fumetto di Judge Dredd, un personaggio a fumetti americano, giudice Dredd, in cui il poliziotto era anche giudice. Io sono la legge, in poche parole. Vabbè, detto questo, quindi, per essere efficace questa app Immuni dovrebbe essere scaricata e adottata da almeno il 60% della popolazione. Non potranno renderla obbligatoria perché? Per il semplice fatto, uno, che tutte le regioni sono in disaccordo fra di loro, ognuno vuole avere la sua app, quindi l'Italia possiamo dire che virtualmente non esiste più, o anzi no, scusate, esiste solo virtualmente, però de facto non esiste più, ma qua ci stiamo avviando verso il ritorno a una sorta di, tra virgolette, autonomie locali, dove ogni governatore di ogni regione fa un po' quello che vuole, ma però tutti quanti sotto il tacco sotto il tacco oppressivo di un unico governo mondiale, di un'unica dittatura terapeutica mondiale, in cui praticamente siamo sorvegliati dalla Gestapo sanitaria.
Ma in ogni caso quest'app si è rivelata essere un flop, prima di tutto perché presuppone che tutti posseggano uno smartphone e quindi non si può obbligare tutte le persone ad avere uno smartphone, a meno che, come quelle mascherine che ci hanno fatto arrivare a casa nelle varie regioni, che sono degli stracci inutilizzabili, non decidano di regalare altrettanti smartphone inutilizzabili a tutti i cittadini, a tutti i cittadini italiani perlomeno. Dopodiché potrebbero dire tu devi uscire con lo smartphone se vuoi fare A, B, C e D e devi avere l'app Immuni, ma è una cosa assolutamente, questa sì, fantascientifica. Perciò, ripeto, ormai da più parti, in ambito scientifico, ci sono anche delle ribellioni, nel senso che gli scienziati, i medici cominciano a sbottonarsi e apparire nei vari blog, sia in televisione sia nel web, e a dire che tutta questa pandemia non esiste più. Alcuni azzardano anche a dire chiaramente che si è trattata di una bufala, ma che è invece un metodo di governo, questa sorta di emergenza continua. E infatti i soliti pennivendoli venduti, i giornalai, i quali, giornalai non intendo dire le edicole, intendo dire quelli che lavorano nei giornali, nelle maggiori testate anche nazionali e locali, si affrettano tutti quanti nel convincerci, perché ovviamente questi giornali sono sponsorizzati da Big Pharma, è molto facile, o comunque da dei gruppi dell'alta finanza che hanno degli interessi, si affrettano a dirci che non è finita qua, che riprenderà sicuramente a settembre questa pandemia farlocca, e quindi di non cantare vittoria. Pare che anche il nostro ministro abbia espresso lo stesso concetto, il nostro re ministro abbia espresso lo stesso concetto, che non è finita, e nell'Angelus persino il Papa Francisco pare che abbia detto che non bisogna cantare vittoria. Io adesso non l'ho seguito, però appunto leggevo un po' a spizzichi e bocconi le notizie. Per oggi non c'è nient'altro, diciamo così, di significativo da aggiungere, e quindi a questo punto io vi saluto, mi preparo e me ne vado al lavoro. Ciao a tutti, amici.